Buongiorno, buonasera, benvenuti. Oggi la libreria Cremasca ha il piacere di ospitare una intervista con Tiziana Buccicco, collegata da Roma, e Babak Karimi, collegato da Teheran. Penso sia la prima volta che si crea un collegamento Crema-Roma-Teheran nella storia delle telecomunicazioni. Allora, Tiziana ha vissuto per 8 anni a Teheran, è stata vicepresidente della scuola italiana Pietro Della Valle. E adesso fa la giornalista, si occupa di comunicazione a vari livelli, ma ha sempre mantenuto questa passione per il paese in cui ha vissuto per 8 anni. Babak invece è un attore e montatore, i suoi genitori anche loro hanno lavorato nel mondo del cinema come registi, attori. Fin da bambino è stato presente sul set e poi all'età di 11 anni si è trasferito in Italia, a Roma, dove ha studiato montaggio alla scuola di Stato per la cinematografia e la televisione. Ha recitato in vari film italiani, di produzione italiana e iraniana, tra cui Una separazione di Asghar Farhadi, che gli ha valso la vittoria dell'Orso d'Argento come miglior attore al Festival di Berlino del 2011. Tra le ultime cose in cui ha lavorato, la serie televisiva La linea verde di Mattia Torre e il film I figli, Verticale, la linea linea verticale. verticale, scusate, di Mattia Torre e il film I figli, sempre dello stesso regista. Ha recitato anche nell'ultimo film con Sofia Loren, La vita davanti a sé, candidato ai Golden Globe come miglior film straniero. Oggi però siamo qui soprattutto per parlare di letteratura persiana, in particolare dei titoli pubblicati e tradotti in italiano da Francesco Brioschi editore e da Valentina Edizioni. Io mi accomiato, diciamo, adesso cedo la parola a Tiziana e a Babak che ci introducono un po' nel magico mondo della Persia. Grazie infinite. Sì, credo che sia la prima volta che Crema Teheran e Roma siano in collegamento. Ringrazio Francesco Brioschi, ringrazio proprio nella persona del professor Francesco Brioschi, ringrazio tutta la Brioschi per il coraggio che ha e che ha avuto e che avrà, spero, nel continuare a tradurre titoli classici e titoli contemporanei di una letteratura che forse è tra letterature veramente più interessante dell'ultimo millennio. Quindi credo che sia veramente importante l'operazione di Brioschi e la collana Gli altri, su cui mi soffermo non tantissimo, però ci terrei a dire che sono tanti i titoli che Brioschi ha tradotto, dalla scelta di Sudabè, dalle stanze della soffitta, a Teheran, le lumache fanno rumore, che è un titolo e già un film, come dire, i giorni che non ho vissuto, spengo le luci, e poi sull'amore e altre cose, e poi su Vashun, che io ho con me, e la mia compagna di viaggio, e mio zio Napoleone. Io credo che vada detto questo perché è importante capire anche che tipo di idea sia poi quella di tradurre libri iraniani, ma soprattutto libri classici che sono stati peraltro anche tradotti non sempre in Italia, no? Perché ci si è sempre concentrati sul contemporaneo o su quello che faceva più, diciamo, più audience, ma tradurre Mio zio Napoleone e tradurre Suvashun sono due imprese veramente, insomma, che meritano un applauso. Voglio anche soffermarmi sul fatto che questo è un incontro gioioso, è un incontro fatto per dialogare, per raccontare anche questo filo, questo rapporto incredibile che c'è tra l'Italia e l'Iran, che non deve mai svanire, e qui tra me e Babak siamo la prova vivente che nulla ci può separare, come dire, no? Neanche la distanza e neanche la pandemia, se così possiamo dire, no, Babak? Credo che tu concordi con me sul fatto che è qualcosa che esiste nel nostro sangue, no? Tu sei l'interpretazione. Tu Concordo sei. con te a prescindere. Esatto, credo che non si possa fare altrimenti, ma mi piace anche ricordare una persona col sorriso che ha permesso che tutto questo avvenisse per Brioschi, che è Anna Van Zandt, che è stata una grande traduttrice, una grande letterata e anche una persona che ha dato all'Iran un'editrice, Anche un'editrice. come no, un'editrice,
una cultrice delle materie, come dire, che riguardano l'Iran nello specifico, dal femminismo alle donne, alla società, ma anche una donna che ha dato quell'immagine dell'Iran che io trovo giusta, cioè non da donna dell'Occidente, ma da donna che è andata in Iran e ha saputo scavare nei particolari, nella società, nella letteratura, in tutto, nelle arti visive, nella pubblicità, nei social. Quindi ecco, credo, spero che Anna da lì, come dire, no, ci mandi il suo saluto e che benedica questo fantastico appuntamento. È inutile dire che io sono molto felice, credo che si veda dal mio sorriso, di vedere Babak, che non vedo da un po', persona che ha collaborato al mio amore per questo paese che è l'Iran, paese che io mi sento di dire il mio secondo paese, paese che mi ha regalato emozioni, amori, tutto, mi ha regalato tanto, ha regalato a me, alla mia famiglia, ai miei figli in particolare, e a quello che sono oggi. Sono anche un po' d'Iran e questo mi fa un grande piacere. E Babak mi ha condotto anche in luoghi, in riflessioni, mi ha accompagnato, no? Nelle visioni di aspetti soprattutto di Teheran, la nostra Teheran, che non sono facili, perché non sono né da turisti, né da diplomatici, né da studiosi, ma sono da persone che vivono in un paese diverso, che però poi diventa il tuo, e credo che tu, Babak, l'abbia vissuto con l'Italia, no? Che abbia vissuto questa fusione, no? Molto intensa. Sì, io adesso già in questa introduzione che hai fatto volevo dire un paio di cose. Uno, il rapporto con la letteratura. Io negli anni che ero in Italia mi sono occupato, come sai, delle edizioni italiane dei film iraniani che venivano lì, quindi ho scritto tutti i dialoghi italiani per il doppiaggio, facendo supervisione di doppiaggio, doppiando anche dei ruoli, mi sono occupato dei sottotitoli, eccetera. Sono stato per anni traduttore di tutta la valanga dei cineasti che veniva lì, eccetera, e mi capitò, contattato da un editore che adesso non nomino, di tradurre prima un libro, poi sono diventati due, poi tre, di uno scrittore afghano che, siccome era stato tradotto prima in francese e loro avevano letto la versione francese e avevano apprezzato l'opera, quindi mi affidarono la traduzione, e io parlai già, questo parliamo del 1993-4, quel periodo là, insomma. Ho parlato con loro di molta letteratura iraniana contemporanea che era il caso di proporre, eccetera, che c'erano bellissimi libri, eccetera, e loro ovviamente non volevano rischiare, mi dissero: tu traducilo, noi lo leggiamo, poi se tradurre un romanzo porta via energia e tempo, nel senso che poi è un po' frustrante iniziare un lavoro così, non sai nemmeno se va o non va, insomma, non... per cui questa cosa qua, diciamo, non mi ha stimolato a mettermi a tradurre libri che non sapevo nemmeno se venivano pubblicati o meno. Tant'è che quando Felicetta aprì la sua collana, giustamente era la persona giusta, perché parlava persiano, quindi leggeva i libri in originale, parlava l'italiano, conosceva a volte le persone, proprio gli scrittori, le scrittrici direttamente, quindi è riuscito a creare questo ponte che è stato per me, come lettore, come iraniano, come qualcuno che si occupa comunque di un ponte culturale, insomma, sono stato molto felice. Oggi più felice ancora di vedere che c'è un altro editore che fa questo, e veramente onore a Felicetta e alla Van Zan. Per esempio il libro Mio zio Napoleone era uno dei libri che io avrei voluto tanto tradurre, però giustamente è un malloppone che porta via tempo, io lavoravo, avevo moglie, insomma, non è che stavo lì, lo so, e quindi era un po', diciamo, mi ha un po' disamorato la cosa, però sono molto contento che alla fine questo sia avvenuto, perché quando c'è un'emozione, un'energia, un qualcosa che vale, tu lo puoi rallentare, lo puoi accelerare, però non lo puoi impedire.
No, è l'evoluzione, vero. Quindi era naturale che, così come il cinema iraniano, malgrado che all'inizio c'erano molti veti, no? Perché il paese degli Atollah, questi sono film di regime, queste sono etichette del cavolo, cioè, poi a un certo punto la critica e tutti gli amanti di cinema hanno dovuto, come dire, abbassare la guardia e riconoscere che, insomma, stiamo parlando di altro. Idem con la letteratura, idem con la musica, insomma, adesso queste operazioni culturali stanno... Ovviamente il cinema era più facile perché tu vedi un film, è un'ora e mezza, finito, è un romanzo, insomma, porta via molto, molto tempo ed energia, e quindi era naturale che fosse in qualche modo l'ultimo tassello artistico che si è aggiunto, perché poi abbiamo del cinema, la musica, il teatro, ancora, perché anche lì, insomma, è un po' complicato, però la quantità di libri che in questo periodo, in questi ultimi anni, sono stati pubblicati in Italia, effettivamente è una guardevole, mi mette di buon umore, insomma, è un ponte che si doveva creare, e si doveva creare soprattutto con la generazione giovane. Questo era l'importante, perché purtroppo anche quando si parla di Iran, si parla di un Iran ante, o si parla di un Iran politico, o si parla sempre di donne che stanno col chador, non se ne può, c'è un cliché, ahimè, c'è un cliché che purtroppo ha accecato anche chi non vuole il cliché. Sì. Capito? Allora, riuscire a rompere questo, vuoi con il cinema, con il teatro, e la letteratura, che è la voce dell'anima, insomma, è un grande passo. Io devo dire chapeau, insomma, a chi investe in questo settore. Sì, e chi investe con rischio, perché come dicevi tu non è detto che poi no, questo vada bene. Ormai l'editoria è tutto a rischio. Assolutamente. Puntare sull'editoria iraniana è doppiamente, quindi... Direi, è un bel salto, no? Un bel salto nel vuoto. Però tu sei qua anche perché sei un figlio d'arte, ma un grande figlio d'arte. Perché tua madre e tuo padre, che ahimè non ci sono più, hanno rappresentato pagine fondamentali, no, della storia del cinema, ma non solo, no, credo, della cultura, di quel mondo, no, che con fatica, con privazioni ha dato all'Iran quello che oggi l'Iran è. E sì, la cosa che mi piaceva, io quando Francesco Brioschi ha tradotto Suvashun, ho detto: ah, che bello, mi fate un regalo, perché io, tu sai, non leggo il Farsi, non leggo il persiano, e quindi dissi: non l'avrei mai potuto leggere se non in un'altra lingua, ma mi rifiutavo di farlo in inglese o in francese o in tedesco. Suvashun è stato tradotto in più di 15 lingue, quindi, insomma, voglio dire, tante cose. E quindi finalmente l'ho letto, finalmente anch'io possiedo Suvashun in italiano, e ho imparato a conoscere Simina Daneshvar come se fosse una zia, una nonna, come dire. Questo libro, peraltro, è stato scritto nel 1969, l'anno in cui io sono nata, quindi, insomma, è ambientato nella città che io amo follemente, che è Shiraz. Quindi c'è tanto che mi dica. Però mio zio Napoleone era una cosa che mi era rimasta un po' qui, perché tutti ne parlavano, tutti raccontavano. Come tu sai bene, molti dei termini usati in mio zio Napoleone poi sono diventati termini, no, per indicare personaggi, cose accadute, e quindi io ho un grazie speciale a chi l'ha tradotto, a Anna, ma a Brioschi, perché io finalmente ho letto questo libro. Libro che, come hai detto appena tu, sfata completamente tutti i cliché, no? Della letteratura che noi ci immaginiamo sofferente, queste passioni, come dire, no, tutto questo nero. Invece mio zio Napoleone è una satira fantastica, è uno specchio meraviglioso di questo paese meraviglioso. È finora l'unico libro di satira. Noi abbiamo novelle satiriche, barzellette a quantità, insomma, come dire, frasi famose, eccetera, ma romanzi che abbiano uno sguardo così satirico, questo è il primo, sì, è per ora l'unico di grosso livello, sì. E tuo padre è stato uno dei protagonisti nel 76, no? Questo libro viene scritto nel 73,
E tuo padre nel 76 partecipa a questa serie televisiva, se non sbaglio, di 18 episodi che andava in onda il venerdì sera. Diciamo che il venerdì è il giorno di festa, no, per eccellenza per gli iraniani, ed è poi una La cosa città. che. Allora, ti racconto come è nato tutta la cosa. Allora, lo stesso autore del libro ovviamente non aveva in mente di fare il grande romanzo che segnasse un'epoca, eccetera, eccetera. Raccontava in realtà la sua storia d'amore. Il film inizia: mi sono innamorato il giorno tale e tale a 3:15, perché vedo una cugina, lì scatta questa cosa qua. E in realtà voleva raccontare il clima familiare nel quale lui è vissuto. Ed era un periodo storico, suo malgrado, diciamo, non erano le sue intenzioni, di un passaggio tra l'aristocrazia che proveniva dai Qajar, quindi proprio la vecchia, no, cioè, e il Tajaddud Yaroi, si dice, cioè, questa modernizzazione che il papà dello Shah, Reza Shah, stava portando in Iran. Quindi in realtà era una lotta tra la tradizione e la modernità, cosa che abbiamo anche ora in forme diverse. Parliamo di un altro tipo di tradizione, un altro tipo di modernità, ma la lotta è questa. Quindi è un paese lacerato in due già dai tempi molto antichi. E lui, senza rendersene conto, raccontando episodi divertenti, un po' anche romanzandoli, ovviamente, tra lo zio Napoleone, che è questo vecchio patriarca, e questo Agha Jan, che è mio padre, che è il simbolo della modernità che sta incombendo, in realtà racconta l'epoca, conta esattamente, fotografa quella situazione. E questo romanzo, in realtà, non fu pubblicato come romanzo all'inizio, fu pubblicato come racconti brevi a puntate su un mensile settimanale che noi compravamo. Tanto che quando, e mio padre non l'aveva letto, lui conosceva il regista, aveva molta grande stima del regista. E la seconda moglie di mio padre, Mamma Parvin, lei invece era un'appassionata e leggeva settimana per settimana questo racconto. E quando arriva la telefonata proponendogli questa cosa qua, le dice: guarda, fallo assolutamente perché è meraviglioso. Allora, a quel punto poi lui si è messo a leggere. E poi che succede? Che lui accetta il ruolo, dopodiché, a credo una settimana dall'inizio delle riprese, lo chiama il regista disperato, perché quelli che dovevano essere gli attori principali, cioè Entesami, Nasirian, so che era un po' il gota degli attori dell'epoca, andavano in un'altra città a fare un'altra cosa, insomma, si erano dati completamente. Lui è rimasto praticamente senza attori a una settimana dall'inizio e chiede il suo aiuto. Papà va lì nel suo ufficio e dice: guarda, tu sei giovane e non sai, conosci una generazione di attori che magari adesso sono in pensione, quindi tu non li hai visti né a teatro, ma magari questi hanno fatto solo teatro, tu non, o poco cinema, eccetera. Quindi apre l'agenda e chiama tutta una serie di vecchi attori che ormai erano in pensione, tra quello che fa lo zio Napoleone, che oltretutto era reduce anche da un infarto, insomma, era abbastanza, ormai stava a casa, e molti altri ruoli piccoli, c'è cioè un medico, insomma, ci sono vari piccoli ruoli. E quindi arrivano questi, e quando questo Nakshine entra dalla porta, Tagwai dice: ecco, questo è zio Napoleone, questo è il mio zio. E quindi il cast, diciamo, si completa. Io in quegli anni là ero già in Italia, d'estate andavo in Iran, appunto, a trovare la famiglia, eccetera, e arrivo proprio l'estate in cui stava per iniziare questo film. Quindi io ho avuto la fortuna, l'onore di mangiare il dolce, perché si distribuisce un dolce quando è il primo giorno di riprese, il dolce dell'inizio riprese del serial. E insomma, non c'avevo niente da fare. Io tutti i giorni, quando i giorni che papà era sul set, o anche nottate ho fatto, andavo con lui, stavo lì in quella casa enorme, che era una specie di villa borghese con tante residenze. Lì, nelle varie parti, loro avevano ristrutturato, eccetera, perché
perché la gente che abitava in quelle case era una famiglia anche lì che si era diramata, che erano, avevano gli stessi rapporti di odio che avevano quelli del film. Bellissimo. Loro non si parlavano, esatto, avevano il giardino in comune ma non si parlavano. E quindi nessuno si preoccupava neanche di ristrutturare la casa. La casa fu ristrutturata dalla produzione, rimasero lì credo 5-6 mesi insomma del film, e io girai anche un corto, una bobina di 8 mm di ricordo a mio padre. Io c'ho un film che adesso lo editiamo in questo film su di lui che ho fatto insieme a Merdot, e presentiamo questo 8 mm e siamo andati di nuovo in quella casa insieme a quella che era la direttrice di produzione, organizzatrice, una donna straordinaria, che mio padre ne parlava sempre come una persona che senza di lei questo film sarebbe durato anni, perché tutto quell'esercito di persone che lei riusciva a gestire era una cosa pazzesca, e grazie a lei invece in 4 mesi insomma la cosa si è chiusa, e quindi andammo io e lei in quella casa che adesso è stata ristrutturata e tra poco verrà aperta, diventerà un centro culturale, è diventato un posto meraviglioso, una cosa che è durato anni, perché per convincere la famiglia, per comprare la casa, poi la famiglia non si riuscì a mettere d'accordo, insomma, poi molti erano all'estero, insomma, un bordello. Sono riusciti a fare tutto questo, hanno ristrutturato la casa e lo stanno donando, diciamo, alla città. Si è riuscito, il comune, in questo bisogna veramente dargli atto, che ha salvato questo pezzo meraviglioso di Teheran, che fa parte ormai della memoria storica degli abitanti, di tutti. Questo serial, lo voglio ricordare, che ogni anno viene replicato non dalla televisione di Stato, ovviamente ha chiuso i ponti con la vecchia televisione, ma dalle televisioni iraniane che sono fuori, e continuamente fa record di ascolti ogni anno. Mio fratello il libro lo legge ogni anno, per dirti, cioè questo libro è talmente attuale proprio nel come dire, fotografare quest'anima lacerata, divisa in due, come in Italia c'erano i comunisti e i democristiani, e questa storia ce lo siamo portati per anni, e se non chiudevano questi due partiti noi ci siamo portati avanti altri 100 anni. La stessa cosa sta avvenendo qua, capito? Bellissimo. Peppone e Don Camillo, esatto, cioè zio Napoleone e Peppone e Don Camillo, adesso, in altre sì, forme, diciamo. Un po' più raffinato, sì, forse, ma sì, è molto... ovviamente, Iran, sì, in un altro modo, sì, però quel conflitto in cui in realtà si amano e si odiano e stanno condividendo lo stesso cortile, quindi tutta sta caciara non avrebbe senso, ma è quello. E poi c'è questo meraviglioso giardino, no? Che è un altro emblema dell'Iran, no? Cioè il giardino è una... Quell'edificio raccoglie tutto, perché raccoglie l'architettura, tutte le varie case hanno una storia pazzesca, perché negli anni sono stati ristrutturati. Quando io ho parlato con l'architetto che ha fatto quest'ultima ristrutturazione, mi hanno detto che hanno scoperto, scavando, pezzi di com'è, colonne, eccetera, che avevano sotterrato lì sotto, che loro hanno tirato fuori di nuovo. Ma infatti, se vieni, quasi non riconoscerai il posto. Però il giardino, l'acqua che scorre, cioè ha tutti quegli elementi tipici della casa iraniana. Sì. Capito? Il cortile, che è una cosa fondamentale. Voglio ricordare che fino a quando ero piccolo, quando una persona andava in un quartiere, comprava una casa e diventava un nuovo, diciamo, acquisto del quartiere, non dicevano mai: ma cosa, hai comprato una casa qui? Si diceva che ha comprato un cortile, un giardino. La casa era dove si andava a dormire, ma tu hai comprato un giardino. Capito? Il concetto dell'appartamento, quando ero piccolo, non c'era. Ha cominciato in quegli anni là. Certo. E anche in Suvashun, se ci pensi, la vita di Zari e della sua famiglia è tutta in un cortile, con la ritualità del cortile, che è completamente diversa dalla ritualità, diciamo, della casa, no? Ti faccio una verde, l'acqua, in un paese che è molto caldo, c'è molta siccità, l'acqua è oro, il verde è oro,
capito? Cioè riuscire a stare all'ombra, al fresco, è tanto, è un lusso, tanto, tanto. C'è moltissima poesia a proposito di questo. Certo. I giardini, forughe e via dicendo, ovviamente. Ma io ti faccio una domanda. Io ho sempre trovato che nei libri iraniani ci sia un po' già una sceneggiatura di film. È una cosa che mi ha sempre intrigato, no? Cioè, avete la capacità di scrivere poi delle cose che possono essere rese, e tu sei un esperto non solo in quanto attore, ma in quanto, come dire, colui che è anche stato dall'altra parte della macchina da presa, no? Di rappresentare, anche il cliente lo è, no? In parte, è una, no? È un riadattamento. Questo quindi arriva da... Sì, no, 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 ma quello che dici è giustissimo e c'è un motivo molto logico. La cultura occidentale è permeato di una cultura visiva, cioè una persona, anche se non è una persona di cultura, anche se non sa leggere e scrivere, siccome cresce in mezzo alla bellezza, va in chiesa e c'hai Caravaggio, c'hai quello, ma hai una, per questo poi dal punto di vista estetico gli italiani sono molto avanti. Tu naturalmente cresci e diventi estetizzante, no? Nelle cose che fai. In Iran, per ragioni religiose, siccome non si poteva raffigurare Maometto, Dio, eccetera, eccetera, e le moschee sono completamente astratte con i mosaici, o magari sono scritte delle preghiere, c'è una cultura della poesia. Cioè in Italia e in Iran è normale che tu magari vai in un paesino sperduto, trovi un vecchietto analfabeta che però sa tomi di poesia a memoria ed è un poeta lui stesso e dice delle cose magari anche brevi ma di una efficacia pazzesca. Allora, qual è la differenza tra un quadro di Caravaggio che a te dà un senso estetico e una poesia, anche breve? Che la poesia ha una struttura drammaturgica. C'è un'introduzione, ha una problematica, ha un apice e una risoluzione. Esattamente quello che in grande ha un film. E che in grande ha una sceneggiatura, ha un libro, capito? Mentre tu quando vedi un quadro, tu vedi un momento registrato, in cui ci sono storie, però è un momento registrato, meraviglioso. Ma non c'è un percorso drammaturgico in quella cosa là, è un fotogramma. Fissato. Allora, chi macina poesie, voglio ricordare che noi abbiamo, almeno fino a qualche anno fa, questa è la cifra che mi hanno detto, 53.000 poeti censiti. 53.000 poeti censiti. Questa era una cifra che mi disse un amico che seguiva queste cose circa 20 anni fa. Credo che adesso sia molto maggiore, perché diciamo, il grado di acculturamento è aumentato e quindi la gente scrive di più. Poi con Facebook, con Instagram, eccetera, in cui le forme haiku adesso hanno preso il sopravvento. Quindi tu quando scrivi una poesia, automaticamente tu devi avere una struttura drammaturgica. Non basta descrivere una cosa. Perché quando tu la descrivi, quello non diventa film. Diventa film... Siamo quello che dici tu, se ha una struttura con un crescendo, una risoluzione e una fine. Cioè poi se finale aperto, chiuso, quello che ti piace. Allora, in questo modo qua, i letterati iraniani cresciuti a pane e poesia, sono cresciuti a pane, poesia e struttura drammatica. E quindi quando si mettono a scrivere un qualunque libro, ovviamente ha una struttura drammatica molto forte e questo automaticamente diventa, uno vede un film. Oltretutto, la poesia iraniana, a differenza della poesia occidentale, la poesia occidentale spesso, la poesia occidentale è dominio dei dotti. Tu devi essere laureato in lettere, non dico per dire una poesia, per capire le poesie scritte, perché sono giochi di parole, che se tu non hai un livello di cultura, tu non riesci ad accedere alla comprensione di quella poesia. Questa è una carenza, diciamo, della poesia occidentale. La poesia orientale, soprattutto quella iraniana, sono immagini. Tu, per questo tu puoi essere anche un analfabeta. E la poesia ti può toccare nel profondo.
perché è un'immagine di vita in cui c'è un percorso appunto drammaturgico, e quindi va bene per qualunque momento. Mentre buona poesia, buona parte della poesia occidentale, se tu non sei un dotto e quindi non puoi giocare sul significato delle parole, tu non la capisci. Capisci la forma, la rima, che ne so, queste robe qua. Ma non i contenuti. Io ti ascolterei per ore, lo posso dire. Ti ascolterei per ore a raccontare queste cose. No, questo, cioè, uno scrittore, tutti quelli scrittori e scrittrici che hai nominato, e anche a questi sono cresciuti a pane. Poesia, struttura drammaturgica e creare immagini metaforiche. Quando tu crei un'immagine, e quindi c'è il cervello che pom, fa una scintilla perché vedi una cosa, quell'immagine può essere cinema, certo che può essere cinema. Senti, non è una forma paracula di scrittura perché qualcuno venga a farci un film. Capito? Non è quello. È proprio del DNA di chi scrive. Certo. Noi purtroppo non abbiamo tanto tempo perché, insomma, questi sono i tempi del virtuale, chiamiamolo così. Però io vorrei con te chiudere questo appuntamento che mi andrebbe di ripetere, che chiederò, come dire, a Brioschi di fare una serie di appuntamenti anche dedicati, come dire, a questo mix letteratura, cinema, arti visive, pittura, ovviamente, come dicevi tu, tutto quello che è arti visive, documentaristica. Magari ti chiederemo anche quando verrà inaugurato questa location, diciamo, trasformata, di diventare, come dire, il nostro testimonial, cioè se vai lì e io non ci sarò, magari... Guarda, io credo che in realtà sia già aperto, perché hanno organizzato dei tour di presentazione, credo che per questa storia del coronavirus sia per ora chiuso, credo che c'ha restrizioni di questo tipo, ma non ho l'ultima notizia. Ci interessi molto. L'ultimo flash, perché purtroppo il tempo, come dire, è tiranno, è molto pure. Se tu dovessi, come dire, questo è un appuntamento anche per invogliare, come dire, per far capire la letteratura e quindi per far capire questo paese straordinario, come lo legheresti, no? A quello che stiamo vivendo, anche alla visione che si ha dell'Iran, no? Che non è una visione letteraria, purtroppo, no? Ma è geopolitica o politica o di parte. Se tu dovessi in poche frasi, una frase, invogliare quelli che tu hai definito i giovani, giustamente, cioè sai che noi in Europa parliamo molto di next generation, perché suona molto bene, no? A leggere questi titoli, a leggere questi libri, ad entrare in un mondo letterario che potrebbe anche aprire un po' la mente, no? Sulla visione di questo paese. Io spero che quello che ci siamo detti prima invogli un po' le persone a leggere questi libri, a leggere le poesie e creare queste immagini mentali che questi scritti evocano e viverle. Io penso che il coronavirus ha messo un po' a nudo l'umanità, ha mostrato ognuno per quello che è. Noi abbiamo capito di questo periodo, a prescindere da quello che uno possa enunciare, eccetera, chi ha veramente il senso di responsabilità e chi non ce l'ha. Chi ha il senso dell'adattamento e chi non ce l'ha. Chi pensa al futuro malgrado il Covid o con il Covid, e chi pensa, speriamo che ritornino i tempi in cui prima facevamo quella cosa. I tempi in cui non tornano, le cose vanno avanti, così abbiamo imparato a convivere con l'AIDS, impareremo anche a convivere con il Covid. Io personalmente non ho tutta fiducia nemmeno in questi vaccini, abbasserà, controllerà, farà le cose, però la mia idea è che noi da qui in avanti conviveremo con questo virus come abbiamo vissuto per altre cose, e
e quindi dovremmo molto stare con i piedi per terra ed essere nel qui e ora. La poesia iraniana, la letteratura iraniana ci porta a, anche se parla del passato, in realtà ci porta a capire il presente, ad essere qui e ora. Non perdere il tempo a dire, ah, una volta era così, speriamo che un giorno torni quel giorno là. No. Perché anche se tornano quei giorni, noi non saremo più come quei giorni là. E quindi è inutile ne parliamo. Comunque l'orologio va avanti. Noi dobbiamo accettare che, come se fossimo nati ieri, oggi siamo maturi, guardiamo il mondo e dobbiamo vedere come è fatto sto mondo, cosa si può fare, cosa non si può fare e io come posso trasformare le mie emozioni in una forma. Scritta, filmata, fotografata, sculture, quello che è. Capito? Io una cosa che ho imparato enorme da mio padre, tu sai che mio padre dopo la rivoluzione, per una vicenda di un film che avevo fatto prima, fu interdetto dalla qualsiasi. Una persona che usciva la mattina alle 6, tornava alle 10 di sera ed era, insegnava, faceva film, teatro, televisione, insomma, è stato pioniere del cinema di animazione, teatro di marionette, insomma, è stato iniziatore. Gli hanno tolto tutto. Molti suoi coetanei della stessa generazione sono stati depressi, chi si è suicidato, chi è morto depresso, insomma, tutti. Mio padre si è rigenerato, tutte queste sculture che vedi è il risultato di quel periodo là. Piantagione di cactus, classi private di trucco, perché è stato anche uno dei primi truccatori del teatro italiano. E io ho capito qual è l'arte, qual è il mestiere. L'arte va avanti. L'arte va avanti e comunica. Fine. Non dimentichiamo che l'uomo primitivo nella caverna ancora non parlava, ma che faceva? Disegnava. E quindi, quello è. Quindi finché c'è un'emozione e c'hai un mezzo per esprimerlo, il mondo va avanti. Bene, io ringrazio molto Tiziana e Babak per questo incontro. Spero che sia il primo di una serie, anche perché abbiamo parlato di pochissime cose, ce ne sarebbero tante altre. Non abbiamo accennato ai libri per bambini di Valentina Edizioni o agli altri romanzi già tradotti da Briosky o anche altre opere iraniane. C'è una produzione enorme di libri per bambini, perché in un periodo noi abbiamo avuto una proliferazione. No. Infatti anche il cinema era per bambini, c'è questo istituto, il Canon, per lo sviluppo intellettuale dei giovani e adolescenti, che proprio produceva moltissimi libri per bambini che con le camionette portavano nei paesi a distribuire. Carostami è stato un editore di libri per anni. Sì, dobbiamo fare una seconda puntata come minimo, per forza, per parlare di altre cose. Grazie di aver accettato il nostro invito e a presto a questo punto, direi. Grazie a voi. Grazie a voi. Complimenti ancora per la vostra casa editrice. Spero che insomma le cose vadano avanti. Kelly, mamnunca o da fest. Bye.